Allora, Ormeggi Festival è la prima edizione che è all'interno di un progetto approvato dalla Regione Calabria, per cui abbiamo fatto un proseguio per quanto riguarda il festival di un percorso che si chiama Impressioni Mobili. Impressioni mobili nel senso che abbiamo, attraverso delle esperienze di cammino nelle varie parti della nostra città, quindi con riferimenti storici e con reading, nel senso che leggevamo dei brani di libri, perché essenzialmente l'associazione Open Space, che è all'origine di questo progetto, è nata proprio per la immodesta o modesta divulgazione di quella che è la letteratura, quello del leggere, quello di considerare, così come il motto del nostro festival, che un libro ti salpa la vita. Il salpare è arrivare in un porto sicuro, ormeggiare, quindi sapere che attraverso la lettura si può trovare anche una pace interiore, si può trovare un momento di emozione, di un rivedersi e un aiutarsi in determinati momenti. È un entrare proprio nel mondo della letteratura che molti forse non apprezzano, oppure pensano che sia un momento un po' così, presuntuosamente forse lo dico, di perdita di tempo, ma in realtà il soffermarsi su uno scritto, su una pagina, sentire l'odore della pagina del libro, molte volte è un momento proprio di pace, e quindi è un'esperienza questa che stiamo continuando a fare. Allora, intanto l'origine dell'associazione è avvenuta da un gruppo di ragazzi che hanno si sono ritrovati nel servizio civile, al sistema bibliotecario, per cui hanno capito che anche il prendere in considerazione quelle che sono le realtà e le vivacità che esistono dal punto di vista non soltanto giovanile, ma anche dal punto di vista degli scrittori locali, eccetera, il senso era proprio quello di mettere in evidenza le varie opportunità o i vari ingegni che c'erano, per cui mettevano in rilievo anche quelli che erano gli autori calabresi, non solo di andati, nel senso di tempo passato, ma anche giovani che si sono cimentati nello scrivere e che quindi avevano bisogno di essere sollecitati. Quindi l'origine era proprio in questo senso. Poi abbiamo spaziato, perché nel corso dei percorsi di impressione mobile abbiamo preso in considerazione anche diversi spunti di autori diversi, con un intendimento che era quello del viaggio. Viaggio inteso in tutti i sensi, il viaggio della mente, il viaggio del cuore e il viaggio anche fisico di molti autori, molti scrittori. In questa esperienza mi va di citare, perché è doveroso, in quanto io sono la vintage, dico sempre, del gruppo, e mi definisco così mi do anche un tono per non disperarmi sul fatto che sono la più antica da questo punto di vista. E abbiamo con noi Maria Chiara Caruso, che è la presidente del gruppo, ho con me Antonio Esposito, Claudio Petronetti e Lucia Pagano, che anche lei è nel gruppo, è l'origine, quindi il momento proprio storico del gruppo stesso. Per cui l'intenzione qual è? Non soltanto di mettere in rilievo quelli che sono gli autori locali, di mettere in evidenza quelli che sono le vivacità e gli ingegni locali e giovanili, e quello appunto di riuscire a fare amare la lettura e tutto quello che ne deriva.